Buongiorno cari amiche di Country Mami. Oggi andiamo a realizzare un progetto molto semplice e veloce, ma molto importante. Andremo a realizzare dei piedi per le nostre bambole. Vi farò realizzare dei piedi con una struttura ben solida che servirà a tenere su e in piedi le vostre bimbe. Quindi saranno dei piedi solidi, capaci di supportare anche pesi e altezze importanti per le vostre bambole. Andremo passo passo a vedere insieme il materiale che ci occorre e come realizzare i nostri piedini. Buon lavoro! Bene, eccoci qua. Andiamo ad incominciare il nostro lavoro per la realizzazione della nostra pumpkin gamba lunga. Benissimo. Allora, inizieremo chiaramente dal basso e quindi partiremo con la realizzazione dei nostri piedi. Avete visto la bambola per intero, quindi avete visto quale sarà l'effetto finale. I piedi di cui abbiamo bisogno per questo progetto devono essere ben saldi, ben solidi, devono resistere al peso della nostra bambola. Okay? E quindi per la realizzazione di questo progetto io ho realizzato dei piedi personalmente, mi sono fatta fare il piede che è costituito da materiale assolutamente ecologico in fibra di mais e realizzato con la macchina 3D. C'è poi un bastoncino, questo bastoncino è di 2 cm e mezzo di diametro per un'altezza di 28 cm, sì, più o meno. Poi chiaramente un centimetro in più, un centimetro in meno, vi regolate voi come volete l'altezza della bambola. In commercio ci sono dei piedini già fatti, normalmente li trovate in un materiale legnoso, insomma, sono bassi, non hanno quella che può essere la struttura che regge tutto intorno e che abbraccia il bastoncino, ma come vi dicevo, ne abbiamo bisogno di una struttura solida e per questo motivo ho realizzato questa. Credetemi, ho fatto tantissime bambole in piedi. Molte, quando voglio farle simpatiche, così poi alla fine del video magari ve le faccio vedere, le realizzo con queste gambe secche e lunghe, ma ho realizzato anche bambole con le gambe imbottite che stanno su da sole. In quel caso, per esempio, ho utilizzato soltanto la base del piedino, magari non alta così, un po' più bassa, sempre fatta con questo materiale, e senza bastoncino, perché poi ho imbottito totalmente la gamba e il piede è stato inserito all'interno della gamba. E poi vi farò vedere qualcuno di questi esempi. Quindi abbiamo bisogno di questa struttura. Il piede, lo so che molti di voi mi chiederanno: ma come faccio per questo piede? Se volete delle informazioni, chiedetemi in privato. Sul sito ancora non ci sono. Poi magari in futuro più in là le metterò, ma comunque per qualsiasi informazione potete chiedere. Abbiamo poi bisogno del feltro, perché vedete che faremo la scarpa sarà proprio in feltro o panno di lana. In questo caso è più panno di lana che feltro. L'ho scelto arancione. Potete scegliere la tonalità di colore che vi piace. Una soletta, quella che sarà la base della nostra scarpa, con la forma ritagliata dalla nostra scarpa. Un bordino alto un mezzo centimetro, sempre di feltro. Della tubolare, in questo caso l'ho scelto verde perché con questo oro dentro mi piaceva, insomma, dare un po' di colore. Dello spago. Del tubolare bianco che andrà a simulare un po', i nostri calzini, forbici e naturalmente per questo primo step non andremo a cucire niente, ma avremo bisogno unicamente della pistola con la colla a caldo. Ho poi utilizzato due bottoncini, sempre di feltro, per decorare infine la mia scarpa. Allora, come procediamo? Andiamo a liberarci di un po' di cose, in modo che io possa farvi vedere come procediamo alla realizzazione del nostro piedino. Visto che uno l'abbiamo già fatto, andiamo a fare il secondo. Bene, come prima cosa andremo ad incollare la suola alla scarpa. Quindi, se la nostra colla è pronta, mi sembra che sia pronta, andremo a mettere la colla sul tutto il profilo esterno della nostra scarpina, della nostra suoletta. In questo modo qui, e appoggeremo accuratamente
in questo modo. Ok? Se ci sarà un eccesso, poi lo andremo a tagliare, ma non ci sarà perché poi andremo a mettere il nostro piedino. Ecco fatto. Se vi sembra che c'è bisogno di altra colla, l'andrete ad aggiungere in questo modo. Va bene? Perfetto. Adesso andremo ad incollare la prima parte, quindi la parte davanti, che scusate, ma non mi ricordo mai come si chiama la scarpa. Questo feltro è modellabile, cioè assume una forma, chiaramente non all'infinito, ma ci aiuta ad andare a coprire le parti più arrotondate della nostra scarpa, ok? Quindi io cosa faccio? Metto la colla qui, innanzitutto, quindi sulla parte davanti, sulla punta, vado a mettere un po' di colla in questo modo qui e appoggio il feltro. Poi piano piano lo vado a mettere tutto intorno. Risulterà un eccesso chiaramente di feltro che è già contemplato nella misura della nostra scarpina. Ecco qua. E poi lo taglieremo via con le forbici, chiaramente. Ok? Spero vediate bene. Va bene, poi ci sono i soliti fili di colla che andremo a togliere piano piano. Andiamo a tagliare. Fatto. Un altro pochino di colla se serve. E lo blocchiamo bene bene. Adesso andiamo a mettere il nostro tubolare. Andiamo a infilare il tubolare sul bastoncino. Eccolo qua. E andiamo ad incollarlo alla base. Quindi mettiamo un po' di colla tutto intorno qui. E andiamo a bloccare il tubolare. Ecco fatto. Questo poi scenderà perché dovrà avere questo effetto un po' arricciato. Poi prendiamo l'altro tubolare, lo pieghiamo in questo modo in due e andiamo a metterlo qui per fermare, per fare un primo giro. Dovrà rappresentare il nostro calzino. E poi andiamo a mettere il secondo, che in questo caso non allargheremo, ma andremo solamente ad appoggiarlo in questo modo. E anche qui, vedete, andrò ad incollare il tubolare sulla scarpina. In questo modo. Un po' di colla alla base e fermiamo il tubolare. Vedete che è un lavoro molto molto semplice. Una volta che avrete preparato tutti i tagli di tessuto che vi servono, dovete passare solo ad incollare. Quindi il primo step, tutto incollato, molto semplice. Poi passeremo a fare cose un pochino più, neanche complesse perché sono semplici lo stesso, ma per cui avremo bisogno della macchina per cucire. Adesso andremo ad incollare il retro della scarpina. Anche in questo caso prendo la metà, esattamente, se volete ve la segnate con una penna. Io ci metto un po' di colla, proprio sul puntino che segna la metà, e la vado a posizionare in questo modo. Perfetto. Ok, così è perfetto. E vado ad incollare tutto il bordo.
così. Andiamo di colla e senza scottarci. Cosa che succede regolarmente. E finché ci si scotta le dita delle mani, è tutto a posto. Mio marito dice che dovrei mettere i guanti, ma io con i guanti non so fare nulla. Il problema non è solo mettere i guanti, il problema è che io mi dovrei corazzare perché ne ho fatta una proprio bella. Sono, infatti, non sto ancora bene ed è questo il motivo per cui non sono riuscita a fare tutte le cose che avrei voluto fare con voi questo mese. Vi avevo promesso degli altri progetti natalizi, ma ho avuto un piccolo incidente domestico. Praticamente facendo le mie amate pulizie, io sono un po' fissata con questa cosa. Mi sono sprayata sulla palpebra mobile dell'occhio sinistro dell'anticalcare. Me lo sono sprayato proprio, meno male, sono stata fortunata che non è entrato dentro l'occhio perché mi ha bruciato tutta la palpebra molle, quella che si muove. Me l'ha bruciata tutta. Sono 20 giorni che io ancora continuo a mettere la medicina e ho dolore e bruciore. Non posso truccarmi, non posso fare niente. Perché c'ho questo problema. Allora, se volete, metteteci anche un po' di colla lateralmente, ma non dove poi andrà il bottoncino, perché altrimenti diventerà duro e non potrete. Eh? Avete visto come abbiamo fatto presto? Questa poi andrà più all'interno e qui andrà il bottone, poi dopo la sistemeremo quando andremo a mettere il bottone, ok? Adesso passiamo a mettere il bordino intorno. E quindi vi ho raccontato anche la mia avventura con l'occhio. Mannaggia. Partiamo sempre dal centro. Giriamo tutto intorno. Il bello è che io me ne sono accorta subito, no? Chiaramente, dello sprayetto che mi è entrato sulla palpebra e mi sono detto: ah, vabbè, non mi ha preso l'occhio, è andato fuori. Così non mi sono neanche sciacquata. Ho continuato a pulire pensando che fosse una cosa stupida. E invece di lì a poco mi sono ritrovata con la pelle dell'occhio che cadeva perché si era ustionata praticamente. Quindi, amiche mie, mettetevi gli occhiali quando fate. Ecco, quella che ho imparato da questa cosa è che mi devo proteggere gli occhi quando faccio sti lavori perché non si può mai sapere. Parte uno schizzo per sbaglio, parte qualcosa, ci siamo rovinate in un secondo. D'altra parte si è sempre detto che gli incidenti domestici sono quelli più frequenti e sono anche quelli più pericolosi, quindi. Ok. Stiamo procedendo all'incollaggio della fascettina intorno alla scarpa. Poi vi farò vedere delle bambole alle quali ho messo ai piedi le scarpine di mia figlia quando era piccola. Cioè, ho utilizzato, mettendo dentro il piedino, ho utilizzato alla fine come scarpa la scarpa di mia figlia. Ed è fighissima questa cosa perché poi mi resta anche il ricordo della scarpina che non ho buttato via. Adesso mi tolgo un po' di colla dalle mani e anche dalle scarpine. Ok? Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo mettere i laccetti, quindi e i bottoni. Come prima cosa io vado ad incollare i bottoni qui. Ok? In questo caso metto solo un pochino di colla, ma pochissima, al centro e su un lato. Perché poi i buchi devono essere vuoti, che ci devo passare l'agone in mezzo per poter far passare lo spago che ci farà da laccetto. Quindi giusto su un puntino metterò un
messo la colla giusto sul puntino al centro e faccio così. E adesso non devo fare altro che prendere il mio agone e passarlo attraverso, perché lo passerò anche attraverso la stoffa, chiaramente, non soltanto attraverso il bottone. Adesso in questo caso vi faccio vedere solo velocemente se lo passiamo attraverso il bottone, lo fate passare così, anche da quest'altro lato. Andate a fare un bel fiocchetto, poi aggiustiamo la parte di sotto e le nostre scarpine sono pronte. Ci fate un po' un nodino qui, un nodino di qua, così non va a sfilacciarsi. Io ho messo lo spago perché, come sapete, mi piacciono le bambole country, mi piacciono le cose country, ma voi nessuno vi vieta di utilizzare del tubolare più piccolo, di utilizzare, non lo so, del pizzo, del nastrino di pizzo, potete utilizzare quello che volete. Come avete visto, in meno di 10 minuti, cioè in 5 minuti, noi abbiamo realizzato il nostro piede. Quindi per i piedi, voi 10 minuti avrete fatto nel momento in cui avete tutto il materiale, realizzato il vostro lavoro. Eccoli qua. Questi sono i piedi della nostra Punky gamba lunga. Poi al momento dell'incollaggio decideremo se vogliamo metterglieli aperti, se vogliamo metterglieli invece che chiudono all'interno, se vogliamo dargli una forma un po' più simpatica, se invece li vogliamo mettere proprio dritti dritti, insomma, decideremo alla fine come li vogliamo mettere. E questo è il nostro primo step. Abbiamo realizzato velocemente i piedini che serviranno di base e sono molto solidi, perché come vedete poi c'è anche la vite che servirà ad applicare poi la parte che serve a sorreggere la zucca alla nostra bambola. Vedete? Eccola qui. Bene, primo step è andato. Ci rivediamo per il secondo. A prestissimo.